Sera e vista la diffusione della CI sul territorio, intero territorio calabrese, i miei migliori auguri a tutti i cittadini della Calabria. Noi come Crotone ci auspichiamo, io come sindaco di Crotone mi auspico che il 2018 sia realmente un anno di svolta per la nostra città. Abbiamo operato tanto, abbiamo lavorato tanto, ci siamo impegnati fino allo spasimo per arrivare a questi primi risultati, che sono ovviamente risultati di accordi istituzionali fatti e di prime risorse che arrivano sul territorio della città di Crotone, ma questo ci dice e ci fa ben sperare e soprattutto ci fa dire, riferire a tutti i nostri concittadini che il 2018 sarà l'anno dell'apertura dei cantieri, dell'inizio dei lavori. E finalmente i nostri concittadini potranno gustare quello che questa amministrazione ha fatto in questo periodo di tempo. Parlo ovviamente della bonifica che dopo 17 anni è stata avviata finalmente, il 2018 vedrà l'inizio dei lavori, la cantierizzazione dei lavori, verranno spesi nella città di Crotone quasi 400 milioni di euro e di questi 400 milioni di euro ne dovranno godere soprattutto le imprese e i lavoratori della città di Crotone. Parlo dell'antica Crotone, che sarà il punto di svolta per la riqualificazione di tutti i beni archeologici esistenti all'interno e all'esterno delle mura della città, quindi partendo dalle aree ex industriali fino alla cinta urbana, fino all'area di Capocolonna, tutto verrà riqualificato e tutto verrà portato a una condizione di godimento europeo e non nazionale, perché queste sono tali bellezze, le straordinarie bellezze archeologiche che abbiamo in città. In ultimo, abbiamo lavorato esclusivamente sull'interesse e per l'interesse di questa città, quindi oggi vi dico tanti auguri calorosi, sentiti, affettuosi alla città di Crotone e a tutto il territorio della Calabria.